I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away. Cause I'll be. Ci troviamo a Roma, allo Sporting Club Due Ponti, per un'altra strepitosa puntata. Oggi siamo tutti qui insieme a tanti amici VIP per assistere a questo nuovo gioco che ormai ha preso piede, il padel. È, diciamo, si gioca a tennis però in maniera molto più ridotta, con delle racchette molto piccole, però è molto divertente perché si gioca in un riquadro con dei vetri, quindi la palla torna subito indietro, non si fanno grandi sforzi come il tennis. Ed è molto divertente e poi si bruciano tantissimi grassi, e quindi noi oggi siamo qui ad assistere a queste partite, che oggi saranno giocate però da giocatori particolari, che saranno dei VIP che scenderanno in campo per sfidarsi, per solidarietà, per la solidarietà, perché oggi tra un sorriso e l'altro, con questa bella giornata e tanti amici, però si raccoglieranno dei fondi per aiutare delle persone che purtroppo sono state meno fortunate di tante altre. Quindi Bla Bla Bla, come sempre, è presente ai grandi eventi, soprattutto quando si tratta di solidarietà. Noi non manchiamo mai, e oggi ringraziamo innanzitutto Marino Collacciani per averci invitati e per essere qui presenti. Allora, amici miei, come sempre voi seguiteci, perché ci saranno tanti VIP, io vado a caccia, li troverò tutti, lo sapete che ce la metto sempre tutta, e quindi voi seguitemi, vedete quello che accadrà. E come dice sempre il mio regista, ne vedrete delle belle, ma oggi veramente delle belle. Voi seguitemi, che intanto io vado, vero Gianni? Ciao Demetra. Buongiorno a tutti, ciao. Ciao, ben trovata. Non poteva mancare una regina come lei qui in questi eventi qui a Roma. Allora, siamo tutti qui a questo torneo oggi perché stanno provando la nuova racchetta. Padel, dico bene? Tu mi puoi correggere? Si chiama Padel e oggi qui a Due Ponti, il mio ciclo di famiglia praticamente, stanno giocando tanti VIP, è una bella evento, c'è belle sole, un bel sabato a nostre case di Roma. Ma un po' freschetto, però finalmente c'è il sole e si sta bene, vero Demetra? Ma tu giocherai oggi? No, io non gioco perché io mi alleno con pesi e faccio aerobica. È molto cardio, però vengo sempre perché comunque è il mio ciclo, come l'ho detto prima, e poi siamo qui fra tutti gli amici, tutti quanti, a vederlo anche per una bella cosa, per cercare di aiutare i bambini meno fortunati, diciamo. Sì, è vero, perché ricordiamolo che c'è una onlus e siamo veramente oggi tutti qui per aiutare questi bimbi. Sì, esatto, e questa è la cosa. Le prime cose che ci vogliamo fare, e poi giochiamo, divertiamo, e comunque è una cosa molto importante, ci tiene per cuore. È vero, perché siamo qui, ci stiamo divertendo, ci si rincontra sempre tra tanti amici, però si sta anche qui per fare delle cose belle e buone per altre persone e soprattutto per i bambini. Allora Demetra, io ti auguro una buona giornata, tanto la trascorreremo qui insieme, sempre grande, mi raccomando, e che progetti hai? Che stai facendo di nuovo? Sto facendo molte cose insieme, ancora. Adesso anzi, una cosa molto bella che mi hanno appena confermato dalla Francia, che sarò una delle testimoni per Cartier per l'anno prossimo, che uscirà il libro mondiale in tutto il mondo con tipo Brigitte Bardot, Sophia Loren,
e Monica Bellucci, e ci sarò anch'io per testimone di Cartier, penso. Guarda che occhi, Gianni, la nostra Demetra. Grazie, grazie. Bellissima sempre. Allora, Demetra, siamo felicissimi, un grandissimo in bocca al lupo per questa cosa che ci hai appena detto noi qui alle telecamere di Bla 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 in esclusiva, perché Bla 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 fa sempre grandi esclusive, e noi continuiamo a goderci questa bellissima giornata insieme qui a tanti amici. A dopo. Ciao Demetra. Ciao, ciao. Bla Bla Bla. Ci siamo. Vai. Dal circolo Due Ponti. Ok, perfetto. Grazie, grazie mille. Sentite. Ha uno slancio e un volano di solidarietà perché vuole aiutare i bambini più bisognosi. Possiamo fare il playback, io te. La Repubblica Democratica del Congo e precisamente a Kinshasa, ma anche aiutare i bambini. Praticamente sta dicendo tutta la signorina qui sopra. Sport, charity, aiutiamo l'Africa, salute, bellezza. Tutto c'è oggi. Oggi c'è tutto, veramente, vero Samantha? Senti, ma tu giocherai dopo? No, io non giocherò perché sono un amante del tennis. Sì. E il paddle, con tutto che i miei amici lo giocano tutti, mi mette un po' ansia. Questa gabbia di vetro dove la palla rimbalza a destra e a sinistra mi dà l'idea che bisogna essere molto veloci, e io ormai ho un'età e quindi... Dai! Comunque è vero, sta andando proprio alla grande questo sport, è molto in voga, molto di moda, e molti insomma lo stanno praticando. Pare che si bruci anche molto, quindi chi vuole dimagrire, il paddle è lo sport giusto, aiuta molto. La soda, perché è tutto un gioco di gambe pazzesco, capito? Insomma, fate paddle. Dai, fate paddle. Oggi stanno anche provando questa nuova racchetta, no? Quindi c'è... Eccoli, eccoli, guarda, guarda. E oggi c'è questa racchetta nuova che la stanno provando, e quindi siamo tutti qui per raccogliere anche dei fondi. Eccola, eccola, eccola. Perché è più cicciotta? È un pochino più cicciotta, sì, è differente rispetto a, a quella insomma che andava fino a poco fa. Allora Samantha, tanto noi ci rincontriamo, siamo qui tutti quanti tra amici, e quindi buona giornata, buon divertimento. Grazie per la grazie a te, ci siamo fatte due chiacchiere. La signorina che ha spiegato esattamente il motivo per il quale noi siamo qui. Abbiamo detto un bellissimo torneo di paddle abbinato a charity, beneficenza, aiutiamo i paesi meno fortunati del nostro. Brava, brava Samantha, e questo è tutto, ci vediamo dopo, Bla Bla Bla. Io continuo ancora ad andare in giro e a trovare ancora tanti video. A dopo, seguitemi. Buon pomeriggio a tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno. C'è una giornata bellissima, per fortuna, un bel sole che ricarica di energia. Io purtroppo non gioco a padel, ma perché non sono capace. Ecco. Svelato padel, subito. Nel padel, nel tennis, però tutto il resto che riguarda, sì, palestra, corsi, kickboxing, quelli sì, quelli fanno per me. Infatti la vediamo in splendida forma. Senti Sofia, allora siamo tutti quanti qui tra amici in questa splendida giornata anche per raccogliere dei fondi, ricordiamolo, per questi bambini, per farli mangiare, proprio stavano spiegando proprio prima il parroco, insomma, uniamo l'utile al dilettevole, diciamo così. Divertendoci facciamo anche del bene, che è la cosa più bella, no? È vero. Facciamo, ecco, una cosa bella, di solidarietà, di sport, perché anche lo sport è salute, benessere, divertimento, soprattutto per i bambini, è un insegnamento, diceva prima Don Matteo, se non vado errata, che stanno facendo fare sport anche a questi bambini, parlavano di prime Olimpiadi. Quindi è importante, ecco, contribuire anche se in minima parte al benessere altrui. Finalmente vicino a me, dopo tante belle ragazze, un bel ragazzo, insomma, anche io me lo merito. Ciao Lorenzo. Ciao, buongiorno. Allora, Lorenzo, dovete sapere che è insegnante qui di padel, che va proprio alla grande, ma è anche il sex symbol dello Sporting Club Due Ponti. Come la mettiamo? No.
Assolutamente. No, assolutamente. No, io faccio il maestro in questo circolo molto molto bello, ambito un po' da tutti quanti, e questo sport devo dire che adesso sta prendendo veramente molto molto interessante per tutti, racchiude tutte le età ed è molto molto divertente, quindi invito tutti quanti a provare, a partecipare e a capire se può essere divertente per fare un po' di sport a tutti i livelli. Certo, perché si bruciano moltissimi grassi, ci si mantiene in formissima. Assolutamente sì. Assolutamente sì. E come dicevamo prima con Lorenzo a telecamere spente, questi campi nascono come funghi ormai proprio. No, ormai sì, l'Italia è completamente quasi tutta coperta da campi. Certo, ci sono delle regioni e delle città dove ci sono molti più campi, come Roma, anche se a Roma è esplosa in maniera un po' più tardi rispetto a Milano, a Bologna, però Roma ormai è piena, ci sono veramente tanti campi. Adesso si sta sviluppando anche nel sud, infatti siamo andati a fare un torneo ultimamente giù a Bari in un centro molto molto carino, in Sicilia ci sono anche dei campi, quindi diciamo che ormai l'Italia è coperta quasi un po' dappertutto, per tutte le varietà di città e di persone che vogliono giocare. È difficile imparare, Lorenzo? No, diciamo che uno sport è abbastanza semplice, è normale che poi giocato a livelli un po' più alti bisogna poi metterci qualcosa di più, perché diventa poi uno sport a livello agonistico. Certo. Quindi però diciamo che è uno sport abbastanza semplice e dove possono partecipare a tutta l'età, perché fisicamente non è così dispendioso come può essere il tennis o altri sport. Mi trovo con il presidente Emanuele Tornaboni. Buongiorno intanto. Buongiorno a voi e grazie. Buongiorno. Grazie a te per questo splendido invito e per questa giornata bellissima qui nel tuo centro sportivo. Allora, Emanuele, tanti VIP oggi che si stanno esibendo, si esibiranno per questo torneo particolare, lo vogliamo ricordare? No, un torneo per giusta causa. Abbiamo già presentato l'associazione Don Matteo Galloni, che è un'associazione che opera nel volontariato in Africa per questi bambini che hanno bisogno completamente di tutto. Tante persone sono scese in campo, tanti giocatori della Roma e della Lazio, e per onorare questo evento, insomma, e questo ci gratifica e ulteriormente ci dà lustro a quello che è poi il nostro concetto di sport, che si rivolge a tutti ma soprattutto anche a quelli che hanno più bisogno. Insomma, questo è un circolo che sta a Roma Nord, un circolo di gente che si può permettere abbastanza, se non dico tutto, e queste persone invece non si possono permettere assolutamente nulla. È vero. Quindi è una nobile causa, bellissima, abbinata a questa giornata di divertimento e di amicizia, perché poi ci si ritrova tutti qui, tutti quanti tra amici, però siamo anche più felici di stare qui insieme oggi per questo evento e per questa onlus che cerchiamo di aiutare, e quindi questo ci fa vivere la giornata ancora meglio. Con uno sport nuovo, abbiamo parlato del padel, che il padel è uno sport nato qualche anno fa e sta avendo uno sviluppo veramente esponenziale non solo a Roma ma in tutta Italia, in tutta Europa, uno sport argentino, spagnolo, che in Italia oramai diventa una cosa divertentissima, un gioco che si gioca in quattro, molto più facile del tennis, e dunque accomuna tutti, si sta insieme, e dunque un evento di padel per ricordare e per aiutare questi ragazzi dell'Africa. Non poteva essere giornata migliore in un contesto romano, sole, bellissimo, un contesto romano che è il 17 novembre che ci regala queste giornate ancora belle. Dunque viva lo sport, viva il padel e viva Emanuele per aver organizzato questo grandissimo evento. Grazie ancora e godiamoci la giornata, Emanuele, tutti insieme. Grazie a te, Marino, e ben trovato. Buonasera a voi tutti. Grazie. Allora, giornalista per il Tempo da oltre 40 anni, ma questa è solo una minima parte della vita di Marino, perché lui veramente è stato sul campo e sul pezzo sempre, e è stato un giornalista particolare che molti ricordano perché ha assistito, se così possiamo dire, a due eventi abbastanza importanti. Allora, sono stati due scoop memorabili, adesso non voglio fare né autocelebrazione né tantomeno apologia di due fatti gravi della storia italiana. Il primo è la scoperta del massacro del Circeo,
e io col mio fotografo, con pianto, perché purtroppo non c'è più Antonio Monteforte, siamo stati in Viale Pola al momento della scoperta, nel cofano della 127, di quelli che si ritenevano fossero due cadaveri. Invece di cadavere ce n'era uno solo, quello di Rosario Lopez sulla sinistra, e a destra quello di Donatella Colasanti, che si era finta morta. E io sono praticamente quello che apre la portiera, il cofano, dinanzi a questa macabra scoperta che ha dato il via al femminicidio in Italia, in certo qual modo. Certo, e l'altro scoop che mi ha reso famoso, tra virgolette, perché uno non cerca gloria dalle disgrazie altrui, ma no, chi certo. fa questo lavoro, d'altra parte, vive di notizie. È così. È stato l'arresto di Enzo Tortora. E anche in quell'occasione il mio giornale, Il Tempo, fu l'unico, il giorno dopo, a uscire con foto dell'arresto e notizie, ovviamente. E quindi, insomma, davvero due momenti per te, che ti porti dietro ormai, vero? Erano anni stimolanti, perché i giornali si chiudevano tardi, per cui chi leggeva l'ultima edizione leggeva un giornale fresco, di notizie molto fresche, e si andava sul posto, cosa che i ragazzi, con tutto il rispetto, che ritengono di fare i giornalisti, non fanno più. Pensano che internet sia la delega a tutto il mondo di notizie che c'è in una città. Certo. E invece è un grosso errore. Per tornare a vendere i giornali bisognerebbe tornare sul posto. È vero. Quindi invito tutti i giovani a farlo, e anche gli editori, di investire un po' di più sulle redazioni delle cronache locali. Perché prima il lavoro del giornalista era veramente il lavoro del giornalista, vero Marino? Infatti prima lui mi stava dando delle dritte, io lo ringrazio, perché io è da poco che faccio questo mestiere, chiamiamolo così, mi diverte molto, mi affascina, però ecco, chi meglio di lui poteva darmi delle nozioni di... Grazie, mi fai arrossire, però mi fa piacere che anche ricordare qualcosa della mia, quello che non è stata una carriera, è stato un lungo viaggio dentro la notizia, e non ho perso la curiosità, l'umiltà verso la notizia. Ma infatti si vede questa tua passione, tu c'hai proprio la passione, sei curioso, e questa è una bella cosa, perché far mantenere sempre vivi. E poi mi incontri qui, perché sono sul posto e ho avuto il piacere di invitarvi. Grazie, sono un vecchio amico di bla bla bla, spesso sono stato il vostro ufficio stampa, sono onorato, perché siete una bellissima troupe, una bellissima realtà, e andate sui posti sempre, cose che molte TV private non fanno, perché usano servizi di repertorio, si appoggiano su immagini non proprie, e la gente non è stupida, se ne accorge. Come no? Per cui voi siete apprezzati per questa vostra presenza, per questa vostra dovizia di particolari e di immagini. Beh, ti ringrazio, sei molto carino, e questo ci fa piacere, perché evidentemente le nottate che fanno Gianni Testa e Angelo Papi per i vari montaggi delle puntate, allora vedi, ci fa piacere, sono ore... Grazie, carino. Sono ore, insomma, che la qualità paga alla fine, vedi? Sicuramente sì, alla lunga, ma anche nel medio periodo. È vero. Allora Marino, io ti ringrazio, godiamoci questa bellissima giornata, questo sole splendido qui a Roma in questo novembre, questa giornata di novembre, e ci rincontriamo qui. È bene ricordarlo che è novembre, se no... È novembre, sì, ragazzi, mi raccomando, Roma, novembre, 17 novembre, Marino Collacciani. Sono un po' stanco, perché già ho dato parecchio, sono arrivato per primo, quindi... Complimenti, ti abbiamo visto giocare, infatti... Appena è uscito dal campo l'abbiamo bloccato, e lui è stato carinissimo. Allora, sei un attore, inizio, le dico tutte, vai, attore, modello, calciatore, fai parte della nazionale attori. Bravissima. E hai fatto una bellissima fiction. Sì, adesso ho girato per la 5 una fiction per teenagers con tutto il cast di Violetta, non so se vi ricordate. Sì, Violetta, come no? Okay. Ricordo. Si chiama il nome Dalia delle Fate. Ok, quando uscirà? No, già uscita, è già in onda. Ok, in onda. Quindi un ruolo particolare, comunque speriamo che vada bene, dai, non diciamo altro. Non svegliamo altro, gli ingredienti ci sono tutti. Sì, c'è magia, c'è divertimento, sì. Questo è una fiction. Un buon mix. Bravo. Allora, poi siamo qui per questa nobile causa, lo ricordiamo, sì, anche con Marcello, perché stiamo aiutando, sorridendo e giocando, comunque stiamo aiutando dei bimbi. È sempre bene poter contribuire a questi eventi, sono veramente molto contento, ma non solo io, anche tutti gli altri, certo, che stanno partecipando. Devi rientrare a giocare, vero Candelà? Sì, no, adesso stiamo divertendo, no? Certo. La partita per beneficenza, con amici, infatti, è sempre un piacere. Certo, ma infatti io volevo chiederti, intanto ringraziarti, perché sei anche tu, dai il tuo contributo, essendo una persona
famosa, una persona conosciuta, per raccogliere fondi insieme a tutti gli altri oggi. Di questo ti ringrazio io personalmente. No, è il minimo che possiamo fare, quindi facciamo il massimo. Per chi è stato meno fortunato, vero? Sì, purtroppo sarebbe tante da parlare, sì, da aprire, sì, il capitolo, sì, però vero, diciamo che vero. Noi è il minimo che possiamo fare, siamo qui per questa bella cosa, certo. Ma con grande piacere e grande gloria. Certo, è vero. Allora, insieme a tanti sorrisi e a tanto divertimento, facciamo anche tutti quanti noi una cosa nobile. Cerchiamo di raccogliere del denaro per questa Onlus, per aiutare tanti tanti bambini. Io ti ringrazio, grazie ancora, godiamoci questa splendida giornata e buon match. Grazie e buona giornata a tutti. Paola Lavini, grandissima attrice, anche lei qui che fa parte di questo grande evento. E insieme a tutti noi, insomma, no, oggi stiamo dando tutti quanti il nostro contributo per raccogliere i fondi per questa Onlus. Io veramente vengo qua anche ad allenarmi, infatti il... Dai, svelaci qualcosa. Ah, ecco, però perché sta così in forma, no. Guardate che fisichetto. Però in realtà gioco a tennis, padel è una cosa che ancora non mi ha conquistato, però sono qua per dare il mio contributo fisico di presenza, perché appunto è una giusta causa, assolutamente. Quindi quando i VIP si riuniscono però per una giusta causa, è sempre bello esserci. Poi certo. È una giornata meravigliosa, a parte, sì, gli scherzi, sì, per di prima, sì, mi piace farla comica, è una giornata piena di sole e devo dire lo sport unisce molto. Hai appena vinto ieri, sì. Complimenti, io grazie, ti ho seguito, grazie. Vi ho grazie. Visto. Sei primo in classifica. Sì, 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 anche nel torneo. Yeah! Ricordo il nome, Antonio Mezzoncella, che... Ciao, ciao. Allora, anche voi qui a questo grandissimo evento per, sì, contribuire a questa nobile causa? Certo, guarda, anche se abbiamo dormito veramente pochissimo perché c'era la diretta, tra tutto finisci tardi, non potevamo non essere qua, perché insomma un piccolo gesto vale più di mille parole. No, hai detto davvero delle bellissime parole e quindi è giusto, siamo tutti qui tra amici per raccogliere, oltre che per stare insieme e per passare questa splendida giornata, per raccogliere i fondi e per aiutare chi è stato meno fortunato di noi. Certamente. E quindi grazie mille per essere intervenuti e per aver dato il vostro supporto, perché grazie. Insomma voi potete dare un messaggio molto più diverso, no? Essendo persone conosciute, quindi potete aiutare un pochino di più. Il ringraziamento va a tutti quelli che organizzano queste cose. Poi noi a venire qua è facile, prendi la macchina, parcheggi e sei qua, invece chi organizza ci deve pensare. Io quindi volevo fare un grandissimo saluto, un in bocca al lupo a tutti gli amici, anche di 1 mattina, 2 mattina, 3 mattina, ciao. Sono venuta qui a provare a giocare a paddle, siccome con il canto a tale quale non è andata bene, mi butto sul paddle, certo, ragazzi. Certo. Beh, ci stiamo provando un po' tutti, sì, poi dopo alla fine entreremo. Non è l'abbigliamento proprio adeguato per giocare, neanche il mio, però hanno promesso che ce lo stanno preparando l'abbigliamento. Fantastico. Per farci giocare, quindi senti Gwendalina, allora anche tu questa splendida avventura a tale quale show, che devo dirti veramente una cosa, hai del talento e non lo far scappare, mettilo in atto, perché vogliamo vederti ancora in altre cose, ancora molto più impegnate. Eh beh, speriamo che mi facciano fare altre cose, perché non dipende da me. So. Io ciò che mi propongono mi ci butto, come, certo, mi sono buttata a fare questa esperienza che non è proprio il mio campo, perché cantare, io l'unica volta che canto è quando mi faccio la doccia. E quindi però è andata bene, dai, certo, per me che non sono cantante è stato forte, è un'esperienza, certo, bellissima. E chi ha vinto? Com'è andata? No, io la mia partita l'ho vinta, però l'importante di questa manifestazione è che ci sia tanta gente, che ci sia la solidarietà. Certo. Noi siamo sempre pronti sia quando si gioca che quando c'è da fare solidarietà. E quindi sono intervenuti tante persone, tanti, come si dice, VIP? VIP, dai, no, si chiamano VIP. Tante persone del mondo dello spettacolo, dello sport, e di questo sono contentissimo. Sono socia del Due Ponti, per cui vengo sempre, e sono venuta al torneo di paddle e ho sentito che c'è un Don, come si chiama? Don Matteo che raccoglie fondi per il Congo e che mi ha detto, sì, che alcuni anni fa volevo partire per il Congo con lui e poi non sono mai partita. Ah, ecco. Adesso mi informo bene e
partirai questa volta? Parto per il Congo con lui, un mese, a costruire qualcosa per i bambini. Certo, perché ce n'è sempre bisogno. Mi piacerebbe molto. Sono cose belle che fanno sentire anche meglio quando si aiuta qualcuno che insomma sappiamo che sta in grave difficoltà. Don Matteo è lì che distribuisce sempre tutto. Allora Antonella, è stato un piacere anche per me, è stato davvero un piacere averti qui e soprattutto avere vicino a me una grande artista come Antonella Elia, perché lei ha lavorato anche con dei grandi, ricordiamolo, dei grandi presentatori, vero Antonella? E quindi avere lei qui vicino è, poi è inevitabile che non ce li faccia ricordare, noi di questi gliene siamo grati veramente. Corrado, Raimondo e Mike. Don Matteo, intanto ben trovato e grazie per questa splendida giornata. Grazie a voi perché avete organizzato, ma anche perché tramite le televisioni fate conoscere questo evento, perché è fondamentale che si sappia che le televisioni servono anche a parlare e fare del bene, diffondere il bene. Bravo, sante parole Don Matteo, veramente grande, perché la televisione aiuta anche. Perché facendo del bene si sta bene, aiutando gli altri siamo bene, siamo stufi di notizie sempre pesanti. Vero, diamo una bella notizia con l'evento di oggi, tanti bambini potranno mangiare, tanti eventi sportivi li potremo fare anche a Kinshasa, potremo tenere la gente felice a Kinshasa di lavorare, di studiare. Se poi volete approfondire andate sul nostro sito www.amlib.org. Da più di 30 anni la comunità Amore e Libertà lavora in Italia e in Congo per dare famiglia, futuro, speranza a tanti di questi bambini, perché dobbiamo far vivere la solidarietà, perché facendo del bene siamo veramente felici, un sorriso aiutando questi bambini. Dario, ti ho visto giocare, sei fortissimo, ti piace? No, mi piace, diciamo che tutti noi ex calciatori ci dilettiamo nel padel, perché è uno sport che la competizione, il fatto della tecnica del padel, insomma ci diverte, quindi c'è grande competizione e si è creato un mondo qua proprio noi nei circoli al Due Ponti così di sfide tra ex calciatori. Hai visto Candelà come è avvelenato? Ho visto, mamma mia, bravo anche lui. Bella partita, davvero avvincente. Allora siamo qui tutti riuniti, lo dico un po' con tutti, per questa splendida giornata, per divertirci, per sorridere, ma per raccogliere dei fondi importanti per dei bambini. Sì, assolutamente, noi possiamo dare il nostro contributo mettendo la nostra immagine, la nostra prestazione, per buona o cattiva che sia, per cercare di portare qui un po' di gente per le donazioni. Insomma, qui insieme a Emanuele Tornabuoni siamo tutti a disposizione per questa iniziativa positiva. E beh, questa è una cosa bella, perché chi meglio di loro può aiutare e dare questo messaggio, vero Marcolino? Assolutamente sì, perché sai che benissimo che il calcio è la terza o la quarta potenza in Italia, quindi sì, è un bel viatico per cercare di invogliare la gente a stare vicino a noi a fare queste offerte. È vero, è vero. E io ti ringrazio veramente anche da parte di tutti i miei telespettatori e grazie ancora per tutto quello che fai, sempre forza là. Lazio, io lo dico, dai, c'è Marco lì in vicino, lo devo dire. Brava, forza Lazio. E dai, ci incontriamo qui oggi, tanto trascorriamo questa splendida giornata insieme. Eccoci qui, cari amici di BlaBlaBla, sempre attivi, sempre con tanti grandi personaggi, e qui vicino a me non poteva mancare il grande Jimmy Ghione, appena arrivato l'ho catturato. Ciao Jimmy. Ciao, dunque allora c'è da dire una cosa, ho giocato stamattina presto, poi avevo un impegno, sono andato via, ma non potevo appunto, perché sapevo che ci sarà BlaBlaBla e allora sono venuto. Sei tornato a poco, ma che carino, sono dai, grande. No, però qua è casa mia, questa è una famiglia e quindi io, questa è veramente la seconda casa. Vero. Vengo, faccio padel, tennis, si sta benissimo, un'oasi felice, quindi si sta bene. Beh, il posto è davvero bello, anche le persone che sono qua, tutte molto carine, accoglienti, anche il presidente poi, insomma è davvero una cara persona. E poi oggi siamo stati comunque tutti qui per una causa nobile, per raccogliere dei fondi. Assolutamente sì, beh, quando c'è la possibilità di divertirsi e di raccogliere fondi, di aiutare chi ha bisogno, io sono in prima linea, non lo faccio solo col padel, anche col calcio, corro in macchina, quindi comunque è bello poter aiutare e poter fare. E lo sappiamo che tu sei sempre in prima linea, ti ringraziamo, e quindi certo quando si sta qui tra amici, tra un sorriso e l'altro, una gioca dell'altra, e poi si raccolgono anche fondi per aiutare tantissima altra gente che purtroppo è stata sfortunata, siamo ancora più felici. Assolutamente sì, è quello che stavo dicendo, quindi bellissimo, godiamoci questa giornata, speriamo di rifare la seconda edizione, noi comunque ce la mettiamo tutta proprio perché
perché è bello, perché è bello, ripeto, aiutare le persone con un sorriso è la cosa più bella. Quindi senti, vi saluto. Vai. Allora, chiudiamo insieme questa volta, Jimmy Ghione vicino a me. Allora, come possiamo chiudere, Jimmy? Da Roberta Marzullo, Jimmy Ghione da Roma, per bla bla bla, è tutto. Eccomi qui. Mi trovate seduta su un trono, Scherzo, lo sapete. Ho il mio regista qui vicino per fare la chiusura. Sentite che dice il mio regista. Questo trono che ci stai tu è meglio della dove sta la De Filippi. Facciamo più audience. E va bene. Allora, cari amici, insomma, spero che la puntata vi sia piaciuta. Noi ci siamo molto divertiti, abbiamo ritrovato tantissimi amici e poi insomma è stato bello perché comunque abbiamo cercato di fare qualcosa di positivo e di bello per delle persone che sono lontane da noi, ma che comunque noi con il cuore ce le abbiamo sempre vicino, vero Gianni? Senz'altro sì, ci rivediamo perché bla bla bla, come sapete sono 40 anni che girano in Italia, non solo in Italia, quindi come arriviamo adesso con Roberta ci conosci tutti quanti, quindi fai colpo, vero? Dai un lancio di più a bla bla bla. E poi volevamo anche dire questo, che eravamo l'unica televisione presente oggi, quindi... ma chi possono invitare? Non c'è rimasto più nessuno che cammina come noi, certo. Noi siamo una televisione di attacco, già stiamo in onda in tutto il mondo, certo. Via internet, già stiamo lì, ci stanno salutando centinaia vero, di... vero Roberta? È vero. Quindi noi stiamo in onda, quindi... Nemmeno canale, noi siamo tre persone, quattro con tuo marito, quindi facciamo 50, 60, 100 persone con le telecamere. Noi riusciamo a fare questo perché ci piace farlo, vero Roberto? Cioè, ma è la passione che ci fa fare tutto questo, altrimenti non ce la faremmo a sostenere orari pazzeschi tipo quelli che sostenete tu e Angelo per montare le puntate, per arrivare in tempo, per essere sempre sul pezzo e comunque anche per dare molta qualità nelle puntate. Quindi questo costa tanto lavoro, tanta fatica, però quando c'è la passione e l'amore per il proprio lavoro la fatica non si sente poi alla fine, e poi soprattutto quando ci capitano queste giornate, questi eventi in modo particolare, insomma siamo ben orgogliosi anche se stanchi di essere qui e di dare comunque il nostro supporto. Allora cari amici, io spero che anche questa puntata vi sia piaciuta, bla 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 come dico sempre io è sempre presente ai grandi eventi e di certo non poteva mancare a questo, quindi io vi mando il mio solito bacio, eccolo, questo è tutto per voi e questa volta chiudiamo io e il mio regista insieme, quindi un grande bacio da me e da Gianni Testa e Angelo Papi e vi aspettiamo alla prossima puntata. Voi state sempre attenti, seguiteci perché bla 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 è sempre in giro, non finisce qua e quindi ci sono sempre grandi sorprese tutte per voi. Ciao cari amici, da Roma è tutto, alla prossima, ciao. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Okay.